piace scoprire tutto quello che possiamo riguardo le cose che ci interessano. Se si tratta della nostra squadra di calcio preferita, leggeremo ogni articolo. Se si tratta invece di cucina, guarderemo ogni canale. Ed ecco il titolo di questa settimana: L'amore cerca di conoscere. Che possa perdersi questo vivere sa confondere. Se c'è un argomento che ci interessa, drizzeremo le orecchie ogni volta che se ne parla. È giusto avere interessi esterni, ma è proprio a questo punto che l'amore ci domanda: ma quando conosci la persona che ami? Quando un uomo cerca di conquistare il cuore di una donna, la prima cosa che fa, la studia. Scopre quello che gli piace e quello che non gli piace. Ma dopo averla conquistata, smette di approfondirne la conoscenza. La sfida di conoscerla sembra meno allettante. Ho bisogno di amarti. È vero in molti casi, anche per le donne, che iniziano ammirando l'uomo che desiderano. Però quei sentimenti man mano iniziano a scemare e iniziano a scoprire che quel principe che hanno sposato ha alcuni difetti. Questi aspetti da conoscere vi uniranno sempre di più. È un percorso che dura tutta la vita e ti aiuterà ad avvicinarti sempre di più a lei. Ecco alcune domande che vi aiuteranno a riflettere. A voi la prima. Conosci i suoi sogni e le sue speranze più grandi? Comprendi pienamente come preferisce dare e ricevere amore? Sai quali sono le sue paure più grandi e per cosa sta lottando? Alcuni problemi provengono dalla mancanza di conoscenza e queste differenze possono essere l'origine di molte liti. Come afferma la Bibbia, abbiamo la tendenza di parlare male di qualcosa che non conosciamo bene. Vale la pena prendersi il tempo per studiare l'altro e conoscersi meglio. Se ti manca l'intimità che avevate un tempo, e allora vale davvero la pena prendere sul serio la sfida dell'amore e conoscerlo in profondità. C'è molta bellezza e significato all'interno di una persona, che ti sorprenderà man mano che lo scoprirai. Desidera di conoscere quella persona meglio di quanto tu adesso la conosci. Riempirai la tua casa di ricchezza che soltanto l'amore può provvedere. Ed ecco la sfida di questa settimana. Prepara una cena soltanto per voi due. Dedica del tempo per approfondire la conoscenza. Magari parlando di aspetti che avete affrontato raramente e rendi quella serata magica. E ricorda, l'amore vince su tutto. Questo sei tu.